Mi trovo in compagnia di Roberto Cafiero, vice direttore dell'ufficio ICE di Pechino. Roberto, intanto benvenuto nel salottino di Ijo Pindao. Grazie. E, insomma, decima edizione di Top Wine Pechino, un compleanno importante per questa fiera. Un'impressione a caldo in questa seconda giornata? Beh, mi sembra sicuramente una fiera interessante, mi hanno appena confermato che la presenza italiana è cresciuta rispetto agli ultimi anni, credo che si contino quasi 30 cantine italiane, per noi questo è un segnale importante perché auspichiamo certamente ovviamente sempre una maggior presenza delle nostre aziende a presidio di questo settore che per noi è fondamentale. Ecco, infatti un settore fondamentale, ci addentriamo subito in quelli che sono i numeri poi dell'export del vino italiano in Cina. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? Come sta andando il nostro vino qui nel mercato cinese? Beh, considerato da dove siamo partiti, possiamo dire che stiamo andando senz'altro bene. Il 2018 si è chiuso in positivo per noi, per le nostre aziende. Le aziende italiane hanno esportato quasi 170 milioni di dollari di vino in valore, con un aumento del quasi 5% rispetto a quanto avevano fatto nell'anno precedente. E quello che ci conforta maggiormente è che è stata una performance in qualche modo sopra le aspettative, in controtendenza, in quanto in realtà le importazioni totali cinesi dal mondo sono aumentate solo del 2%, quindi la nostra performance è stata al di sopra della media e abbiamo ottenuto addirittura in termini di quote di mercato un aumento percentuale superiore a quello dei nostri principali concorrenti come ad esempio la Francia e la Spagna, che invece nel 2018 non sono stati altrettanto brillanti. Quali sono quindi i player su questo scacchiere internazionale? La Francia è senz'altro il primo fornitore di vino su questo mercato, hanno quasi il 40% del totale importato all'interno di questo paese e sono poi seguiti dall'Australia e dal Cile, che però beneficiano di condizioni particolarmente vantaggiose dal punto di vista dei dazi, quindi diciamo che in qualche modo per loro le regole sono un po' diverse rispetto a quelle che dobbiamo rispettare noi spagnoli o francesi. Noi ci collochiamo, almeno nel 2018, ci siamo collocati al quarto posto con una quota di mercato circa del 6%. A questo punto, quindi, le cantine italiane quali sono i passi che dovrebbero fare per riuscire a comunicare meglio, ad entrare meglio? Perché visto che c'è questo divario con la Francia, probabilmente forse le stesse cantine italiane ancora magari non individuano bene qual è il percorso da fare per promuoversi e per riuscire ad esportare al meglio il vino. Del resto l'Italia è fatta di piccole e medie aziende che di conseguenza forse ancora poco conoscono questo mercato così complesso. Sì, se è vero che dal punto di vista pratico e operativo possono valere alcune delle regole che valgono in tutto il mondo, faccio un esempio, la partecipazione alle grandi fiere internazionali come questa o come tanti altri eventi che ogni anno avvengono su questo mercato, ha toccato un punto importante che è quello invece della comunicazione, perché la comunicazione in Cina segue delle regole e dei codici completamente diversi da quelli che le nostre aziende sono abituate ad utilizzare nel mondo. In quanto è un mercato in crescita, è un mercato in grande cambiamento, ma è anche un mercato in qualche modo a sé stante, che lavora su delle frequenze, diciamo così, un po' diverse rispetto alle nostre. È quindi fondamentale che le aziende italiane che approcciano questo mercato, oltre naturalmente a fare sistema, ovvero a cercare di presentarsi qui magari in gruppo, magari con l'aiuto dei consorzi di tutela, lì dove è possibile, e cercando quindi di fare massa critica, investano in comunicazione, facendolo magari direttamente o anche tramite gli importatori con i quali sono venuti in contatto nel corso delle loro ricerche commerciali. Ecco, e l'ICE in questo sta lavorando molto proprio sulla promozione e sulla comunicazione del vino italiano in Cina, vero? Sì, l'ICE ha investito e sta investendo fondi pubblici proprio sulla comunicazione, oltre che naturalmente sulle attività di carattere commerciale, per aiutare il vino italiano in Cina. E questo perché? Perché noi ci siamo resi conto, nel momento in cui abbiamo approcciato il mercato cinese e approfondito lo studio di questo settore, che quello che mancava maggiormente su questo mercato era proprio diciamo il brand awareness Italia da parte dei consumatori cinesi. Gran parte dei consumatori cinesi di vino non associavano, e purtroppo ancora oggi forse lo fanno, non associano l'Italia con il vino, ma tendono ad associare altri paesi come ad esempio la Francia, in virtù dei grandi sforzi di comunicazione e di marketing che i nostri partner europei hanno fatto in passato
su questo mercato. Quindi il nostro obiettivo è stato quello in qualche modo di lavorare, di investire su questo aspetto, riadattando ad esempio una grande campagna di comunicazione che era stata preparata per mercato internazionale, non specifico anche per gli Stati Uniti, sul mercato cinese, e che non significa semplicemente tradurre una campagna di comunicazione, ma riadattarla ai codici che vengono qui utilizzati e che possono quindi in qualche modo fare breccia nell'immaginario collettivo dei consumatori cinesi. Ecco, in questo ad esempio invece le aziende italiane restano ancora a volte un po' ferme su diciamo su dei luoghi comuni, chiamiamoli così, per cui alcune ritengono, sono bloccate all'idea di esportare in Cina, di essere presenti in Cina, perché pensano ancora, forse come qualche anno fa, che in Cina si beva solo vino rosso, che si compri solo vino di fascia bassa, ma è ancora così? Beh, sul vino rosso è vero che per adesso questo mercato riserva la propria attenzione prevalentemente ai vini rossi per una questione di carattere culturale, ma la nostra sensazione è che le cose in futuro potranno cambiare, perché già oggi vediamo maggiore attenzione ai vini bianchi ed anche naturalmente alle bollicine, che vengono riservate a particolari momenti di celebrazione, diciamo così, ma sui quali abbiamo naturalmente qualcosa da dire e notiamo sempre una maggiore attenzione. In merito invece alla questione dei prezzi, posso dire che non è così, anzi noi siamo testimoni di un processo assolutamente inverso, cioè le maggiori opportunità, le maggiori aperture in termini di segmentazione del mercato vengono proprio nei vini di fascia medio-medio-alta, tant'è vero che il prezzo medio dei vini italiani in generale esportati in Cina è cresciuto nel 2018 quasi del 6%, questo significa che i consumatori cinesi apprezzano i vini di qualità, così come avviene per anche alcuni altri nostri concorrenti. Prima abbiamo parlato di comunicazione, promozione e di nuove tecnologie, o quantomeno delle tecnologie più utilizzate qui in Cina, tra cui sicuramente c'è l'e-commerce, cioè la vendita online chiaramente anche di vino. Come possiamo noi italiani riuscire a sfruttare al meglio questo strumento fortissimo che c'è qui in questo paese? Sì, è vero, l'e-commerce in Cina ha rappresentato e sta rappresentando una rivoluzione importante, insomma leggevo che gli ultimi dati del 2018 parlano di circa 700 miliardi di dollari di acquisti fatti nel corso del 2018, è un trend di crescita quasi del 10% all'anno in termini di transazioni sui canali elettronici, quindi è innegabile che il canale dell'e-commerce è un canale sul quale noi dobbiamo puntare, anche se per il settore dei vini non è l'unico canale sul quale si lavora, per fortuna, perché ancora forte il legame con i distributori tradizionali che lavorano ad esempio molto sul canale dell'Horeca, o addirittura esiste un rapporto diretto tra distributori, importatori e clientela privata che apprezza l'acquisto e la scelta e il consiglio da parte dello stesso distributore. Grazie Roberto, chiudiamo con un messaggio da lasciare un po' ai nostri ascoltatori di Ijo Pindao, insomma, ad invitandoli a conoscere e a bere sempre di più il vino italiano, va bene? Che d'accordo, venite in Cina, non abbiate paura, non siate spaventati dal dragone, c'è modo di entrare su questo mercato, c'è bisogno di investire, c'è bisogno di un po' di pazienza, cosa che sono sicuro agli operatori italiani non manca. Buon lavoro!